Ciao a tutti, ciao Lorenzo. Buongiorno. Allora, abbiamo un invitato speciale che è, diciamo, tuo amico, possiamo chiamarlo così, si chiama iCub e la sua particolarità che è un robot a tutti gli effetti. Allora, spiegaci come nasce questo progetto e a che livello è arrivata la tecnologia in questo settore. Sì, questo progetto nasce con l'idea di realizzare una piattaforma umanoide completa, quindi dotata di gambe, mani, testa e tutto un insieme di sensori. L'idea è realizzare una piattaforma per studiare i sistemi cognitivi, quindi una piattaforma che può servire per studiare l'intelligenza artificiale in una macchina. Senti, descrivici che cosa è in grado di fare iCub. iCub è in grado di osservare degli oggetti, afferrarli con la mano, e un'altra delle cose in particolare di questo robot è che è in grado anche di imparare cose nuove. Per esempio, può imparare a riconoscere oggetti nuovi se noi glieli mostriamo, se gli diciamo un nome. Per cercare di capire il più possibile una cosa che ovviamente è molto complessa, che tecnologie che noi conosciamo sono riunite all'interno di questo tipo di, appunto, di prodotto, di robot? Sono cose che si usano per esempio sui cellulari come dei piccoli microprocessori per controllare i singoli motori, sono distribuiti sul robot stesso, dei calcolatori molto simili a quelli che usiamo ogni giorno per fare per esempio il calcolo della visione, estrarre la posizione di un oggetto e inviare comandi al robot. Questi calcolatori sono connessi da una rete che è tutto per tutto simile a quella che usiamo noi per interconnettere su internet delle macchine. I sensori di tatto utilizzano una tecnologia derivata da quella che si usa sui cellulari, per esempio sull'iPhone, sui touchpad, ovviamente adattata a robot perché non era esattamente ripetibile. Ultima domanda, nel prossimo futuro quali saranno i prossimi passi che si possono fare? I prossimi passi stiamo cercando di fare proprio camminare il robot, adesso lo vedete fermo sulle sue gambe ma diciamo statico, stiamo studiando proprio la possibilità che il robot cammini e poi stiamo cercando di migliorare ovviamente la sua capacità di apprendere, quindi estendere il numero di oggetti che può riconoscere, la bravura nel capire i nostri comandi vocali, con l'idea di dare al robot la possibilità di aiutarci per esempio in un ambiente casalingo a fare delle cose, oppure anche semplicemente per puro divertimento, una macchina come un giocattolo simpatico con cui divertirsi. Perfetto, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi.